quarto accademico. Dovete dubbi, domande, curiosità. Io avrei un problema per quanto riguarda i linguaggi di programmazione. Avevo provato, dopo non so se sia dovuto un errore mio o perché avevo, ecco, questo è il problema. Avevo definito alcune strutture dati con contatori a dati null, e a volte quando faccio il confronto se questo valore è null mi dà un errore. In internet ho avuto un problema di differenza tra C++, anche altri programmatori hanno avuto un problema che gli ritorna degli errori col puntatore a null quando viene attribuito agli oggetti, non è ancora inizializzato. Può essere un motivo? Perché infatti ho visto che col C++ 0x dovrebbe risolvere questo problema con null PTR. Io non sono un grande utilizzatore del C++. Guardo, in C la cosa è, non dà nessun tipo di problema, l'importante è non utilizzare un puntatore null come non utilizzarlo, cioè valutarlo ma non utilizzarlo. Nel momento in cui si utilizza ovviamente provoca errore di accesso a segmento. C++ non so che cosa. Vedete, questo fa parte di quello che dicono Kerninger, Ricci, dice Linus, Torvalds. Sono linguaggi con della complessità nascosta. E quindi il programmatore quando lavora ha l'illusione di avere la vita facilitata da automatismi. In realtà quello che succede è che se poi l'automatismo non è l'automatismo giusto, facilecca o ci si trova nei guai, perché è un automatismo obbligatorio. Ne possiamo fare un paragone con, visto che abbiamo ancora un minuto fuori dall'ufficialità, con la vita di tutti i giorni. L'idea di usare le cose senza capirle fa in modo che all'interno della complessità delle cose si possono nascondere dei sotterfugi, e il peggio è che ci si fida di oggetti con, in realtà con sopra del software, non sapendo in realtà cosa fanno. E se uno deve fare anche per il proprio diletto, deve fare delle applicazioni, ma a maggior ragione se ne sta facendo in maniera professionale delle applicazioni, l'indipendenza è un valore sacro, perché se è indipendente, se conosce, ha un modo di conoscere pienamente le cose che sta manovrando, non correrà rischi di perturbazioni, di interferenze nel suo lavoro. E questa è una regola generale, non vale solo per i linguaggi, vale per gli oggetti televisori che ci portiamo a casa. Sapete che io sostengo che il television set, l'apparato televisivo, non esista, è una tradizione, nulla di più, perché esistono due oggetti, anzi tre. Uno che si chiama monitor, che quindi mostra delle immagini, uno è un impianto di amplificazione audio e uno è un ricevitore. Vi chiedo scusa straordinariamente oggi perché è una giornata particolare. Marco, sto facendo lezione, c'è qualcosa di urgente, urgentissimo? Sì, ci sentiamo alle 10:30, data la giornata, ho risposto in diretta in aula, ma è perché è questa giornata. Ciao. Ok, scusate perché c'è la situazione concitata dei giorni scorsi per le varie cose.
Siamo entrati nell'ufficialità, domande relative alla materia sull'autolezione. Voi lo sapete che io sono sempre molto titubante dai silenzi, perché rappresentano due situazioni estreme e tutti gli estremi mi preoccupano. O avete capito tutto fino all'ultima virgola o non avete capito nulla. Se state zitti, se siete in una via di mezzo i dubbi vi vengono, e quindi le mancanze di domande mi mettono in agitazione. Vedete che mi sono agitato? Fatelo come pratica psicologica nei confronti miei, fatemi domande. Allora, un po' di esercizi. Ne avete i vostri? Io sì, ho provato un esame, cioè ho fatto tre esercizi di un esame intero, due corsi, li ho fatti bene. Allora, mi dica la data del suo. Questo perché non ho scritto la data, comunque quello dice di implementare una coda di scrittori e produttori. Scrittore e produttore nelle mie liste assieme, scrittore e lettore? Sì, ho sbagliato. Scrittori e lettori, oppure produttori e consumatori. Non ci ricordo la data, qualcuno me la può trovare, dica una parola chiave che... NSCR, è una variabile di massimo della coda, il lunghezza massimo della coda. Come si chiama? NSCR, qualcuno me la trovato, certo, un compito con NSCR, qualcun altro l'ha fatto? Sì, un monitor. Avete trovato? È del 20 gennaio. Tanti processi produttori, potreste avere una coda di lunghezza arbitraria di processi che vogliono scrivere. Avete un buffer di 10 elementi, avete 100 processi che vogliono scrivere, il numero di scrittori in attesa quanto può essere? Massimo?
dovete 100 scrittori ed eccellenti nella coda. Se in una gara voi siete, voi superate il secondo, che posto tenete? Secondo. Non si cascate. E se ci sono 100 scrittori e 10 posti in attesa, 10 posti nel buffer, quanti sono al massimo gli scrittori che possono essere sospesi? Quanti? È bello vedere le difficoltà. In fondo c'è la prova nel concorso da docente universitario di sadismo e simili che... Sono 100! Perché non conta se sono 10, 20. Se i lettori vanno a prendere un caffè, possono rimbloccarsi anche quelle che hanno inserito 10 elementi. Quindi se ci sono 100 scrittori, possono essere tutti 100. E questo dice no, limitiamoli. Se arrivano più di n scrittori, NSCR sembra il nome di un componente elettronico, scrittori, scartiamo quelli, sì, const, ok, ci metto const a fianco. Per intendere, quella è la costante che ci è stata data. Magari la sintassi non è proprio esatta nel monitor, però. Non ponetevi problemi sulla sintassi, inventatela, non me ne importa niente, va benissimo quella sintassi. L'importante è che abbia un senso compiuto. Cioè, non inventatevi la sintassi con l'assegnazione che va da sinistra a destra e da sinistra a destra a sinistra, perché allora si fa fatica a comprendere. Quali sono le procedure entry e quali no, perché sennò non si capisce. Quindi quelle due mi metta un piede di fianco, ci sta, per dire P punto e punto, per dire quelle due sono le entry prima del void, procedure entry, void, P punto e punto, no, P punto e punto su tutte e due, procedure entry, procedure entry, serve per dire quelle due sono le funzioni visibili esternamente, se ne definisce delle altre, le altre no. Potete asterisco in fondo alla pagina, mi dice queste sono le procedure entry, mi va bene tutto purché siano chiare. Allora io ho messo due condizioni. La prima non messa è quando non abbiamo messaggi e quindi arriva un consumatore e non vuole consumare. E allora posso scrivere di fianco un commento: se il numero dei messaggi è quello che ha lì sotto, counter maggiore di 0. Cioè quando è che non messo lascia passare? Quando è counter maggiore di 0. Invece è la quale degli scrittori in attesa.
mm-hmm. quando è pieno il buffer. Cioè, è il numero il numero massimo è questo qua, il numero massimo. E il buffer invece l'ho proprio implementato in una coda. Sì, però quello che non mi quadra è che ci sarà un altro costante da qualche parte che è la grandezza del buffer. Perché questo qui. E allora così sarebbe solamente un buffer limitato e basta. Cioè questo sarebbe il buffer. Sì, va bene, interpretato così, cioè è un buffer limitato in SCR, ma invece la differenza è che invece di mettere in attesa, invece di bloccare, però sì, invece, no, però se è un buffer limitato, gli scrittori che mettono nel buffer, ok? Non si bloccano. Non si bloccano gli scrittori che mettono il buffer proprio per definizione di buffer limitato. Quando è che si blocca uno scrittore? Uno scrittore si blocca quando tenta di scrivere il buffer pieno. Normalmente si bloccano gli scrittori, come dicevo prima, in quantità indefinita. Qui invece c'è un limite agli scrittori che si bloccano, e c'è anche un'altra caratteristica, che non è lo scrittore che arriva in sovrannumero a perdere il messaggio, ma viene perso il primo. Cioè quello che lo scrittore che arriva si blocca. Allora dice, ma sarebbe NSCR meno 1? No, perché sblocchiamo quello che è buttiamo via il più vecchio messaggio nel buffer. Sono un giossetto che ce l'ha qua di silenzio. L'idea è questa. Quindi c'è un'altra costante in più. Voi avete il buffer. Arriva il primo scrittore, mette dentro il messaggio, arriva il secondo e continua. Arriva il secondo, mette dentro il messaggio. Quindi ad un certo punto il buffer diventa pieno. Pensiamo di avere i lettori che non fanno niente. Da questo punto in poi, i processi che vorrebbero mettere dei messaggi nel buffer arrivano e rimangono bloccati, arriva il secondo, arriva il terzo e rimane bloccato. Quando questo numero raggiunge NSCR, cosa bisogna fare? Bisogna prendere il primo e buttarlo via. Prendere il primo in attesa e fargli accodare il messaggio, così quello che arriva si blocca qua e abbiamo rispettato l'invariante che al massimo sono NSCR. Quindi ci vuole una costante in più che è il numero degli elementi nella buffer. Allora anche un contatore in più che memorizza invece quanti. Sì. Quanti scrittori hanno attesa al momento? Sì. Quindi mettiamo per counter. Counter, questo è per quelli di scrittori in attesa. Counter wait. Counter value. E poi mettiamo. Sì, che sarà. Mettiamo la riga sopra, perché è la costante, buff size. Sì. Sì. Buff size, length. Length da più una cosa di dinamico. Buff size
va bene tutto, però quando scrivete codice sono delle convenzioni che ormai sono adottate, che se dovete, size è una cosa che vi dà l'idea di più di costante. Ok, allora a questo punto abbiamo... Non avendo messo per due lì, mi sono reso che ho fatto una parte in meno, poi vabbè, magari faccio sul momento. Allora, che indica tipo da dove è stato preso, perché serve per far prima a trovare i conti. Ecco, chiamate in QX. Vabbè, che più all'operazione in QX da QX. E poi qua incrementiamo il conduttore.
scusi. Volevo chiedere, ma nella condizione in cui il numero degli scrittori è minore di NSCR, non è che dobbiamo attendere gli scrittori? Il contrario. Uguale. Sorry. Mi facendo la domanda perché ci sono, ma dovremmo anche implementare il collettore. Scusi, no. Questo punto dovremmo anche implementare il collettore. Vai, counter. Caos. Messa è
equivalente di rettilineo. Secondo me non si è considerata lì la seconda condizione, cioè quando cancer W è minore di NSTR, oppure è già considerata. Non c'è S, quindi. Ah, sì, vabbè, comunque credo che sia già considerata facendo aspettare, però non è vero che non ci sono messaggi da scrivere. Torni a dire questa cosa? Non ci sono. Cioè, però non ho capito il senso di nomes.signal. Lui dice in questo caso sveglio il lettore perché almeno un messaggio c'è sicuramente. Ok. Tanto anche se. Sì. Certo. Non avete altri commenti? Ad esempio, cioè, se appunto il counter W è uguale a NSCR, dovrò disaccodare un messaggio, però inserire quell'altro nuovo. Io l'ho fatto con questo. Ah. Cioè, ho liberato il primo scrittore in attesa. Ok. E dove si sveglia quello scrittore? Dove la fermo quello scrittore? Quella signal corrisponde alla wait.
scrittore Cattedral, appunto, che è, e secondo lei a quel punto lo accusa? Direi proprio di no. Io direi di no. Allora. È nata in questa struttura. Si entra in una procedurente, si guarda se si può fare l'operazione. Se l'operazione si può fare, ok, se no si aspetta le condizioni per fare l'operazione. In questo punto loro avete la certezza che avete le condizioni di fare l'operazione, o perché sono già date, o perché qualcuno vi ha segnalato che sono successivamente risultate verificate. Guardate che c'è questa struttura. Questa struttura dice: se posso fare le cose, le faccio, se no, aspetto. E quindi qua, per completare la cosa, bisognerebbe, quando qua dicono scegli le condizioni per fare, tornare a fare l'operazione. Quindi è vero che si può scrivere anche così, ma la struttura migliore è invertire questo, dire: prima consideriamo, non siamo nella condizione di farlo, quindi invertiamo questo if. Se non siamo nella condizione di farlo, dobbiamo aspettare le condizioni per farlo. Quando ne arrivano le condizioni, o subito o successivamente, facciamo l'operazione. Quindi sì. Occorrerebbe girare, non mettere se count uguale lo size e questa e parte qua, quindi poi la wait, poi si toglie adesso. Ok, ci riusciamo a fare un, io direi che possiamo fare una cosa, una, per evitare grandi sconvolgimenti, se mettiamo uguale uguale qua e questa parte qua la cancelliamo in modo che la graffa dell'infer su questa e la ricordiamo proprio in fondo, sì. Ok? In modo che così riusciamo a fare senza che ne limitiamo più. Avete capito la logica? Vi tengo. Poi chiude la grafica di tutto, a quel punto cancella quelle due righe, cancella pure l'erso e inverte la posizione, non minore ma uguale uguale, maggiore uguale, tanto non è che cambia molto. Ora andiamo, ok, allora così va già, comincia già ad avere, c'è un'altra delle regole fondamentali del decalogo che non è stata rispettata. Cambia un doppio solo decrementato, non è incrementato, no. E questo è frutto del fatto che abbiamo girato le carte in tavola. Allora, andiamo a vedere, se abbiamo un buff size. Vabbè, ma prima di guardare su 2, cioè, tutte le volte che noi mettiamo una byte su 2, mettiamo uno scrittore in code, quindi su 6 lo mettiamo prima, e poi su 15 lo mettiamo anche. Quindi, la metto qui, o qui, uguale. Ci mettiamo, no? Gli artisti, cioè. Cos'è il comando? Deve essere un se il counter è, se abbiamo il buffer pieno, andiamo a controllare se il numero degli scrittori è uguale al numero degli scrittori in attesa è uguale a quello. Nel qual caso cancello un elemento, ma
mando Python.segna, che quindi sveglia là e accoda l'elemento. E cala di uno counter. Perché ce ne uno in attesa, infatti è andato in esecuzione quello, quello è in attesa sul caso ce n'è praticamente non e se invece il counter doppio è piccolo, vuol dire che non dobbiamo sporcare nessuno segmento di cosa, c'è un messaggio in più. Poniamo che la coda non si niente mai, abbiamo gli scrittori e i lettori, abbiamo i lettori molto veloci e scrittori lenti. Allora, cosa succede? Arriva il primo lettore e si ferma. Ok, arriva il primo scrittore, la coda è vuota, quindi in particolare non è buff size, mette in coda e incrementa il count. E quel povero lettore ha capito il problema. Arriva il primo lettore, il lettore trova count uguale a 0. Arriva il primo scrittore, segue il suo codice, counter vale 0, quindi non è uguale a buff size, quindi tutta quella graffa viene saltata. Conviene con me? Sì. Quindi si riprende dall'esecuzione da questo. Cioè, nel senso da essere quella grafica più sgraffina. No, incremento. E poi faccio anch'io. Qual è l'operazione che consente a un lettore in attesa di poter andare avanti? Quella è quella che lo attiva. Ma qual è l'operazione che dice fatta questa ho le condizioni esattamente, quindi deve essere messo dopo quell'operazione lì, perché è quella che dà il diritto, anzi esattamente dopo quella, subito dopo, dopo, siccome la condizione che attende è questa. Ok, se era, poniamo che fosse vuoto, quando è che viene reso counter maggiore di 0? Appena l'ha incrementato. Ma la condizione, cioè la sigla l'aveva messa qui? Sì, qui, sì, sì, sono qui. Sì, infatti ho detto dopo il counter, appunto, perché la condizione. Counter meno meno qua
perché mi ha disaccodato uno. E vabbè, io di solito, va bene, è lo stesso, prima fa l'operazione, poi mette il counter. Guardiamo questa cosa qua, counter doppio. Lo incrementa qui e poi lo decrementa quando ha mandato, dov'è? Lo decrementa là quando manda la signal. Se dovete contare quanti sono in attesa, soprattutto se, perché qui abbiamo la fortuna di avere un solo punto dove risvegliamo gli scrittori in attesa, c'è un'altra cosa che non mi torna. Comunque c'è un solo punto che in cui risvegliamo gli scrittori in attesa, se no voi dovreste ricordarvi in tutti i punti in cui risvegliate gli scrittori in attesa di decrementare quelli nella coda. Allora, proprio come organizzazione, per non scordarsi, io questo counter doppio più o meno lo sposterei da qui a qui, così è chiaro che il counter doppio si è aggiornato, perché tutte le volte prima di bloccare lo incremento, subito dopo sbloccato lo decremento, quindi so che il counter doppio è aggiornato, e anche se lo sblocco da 20 posti nel codice non mi devo ricordare. In fondo pensate a quello che fa questo signal qua, ok? Questo signal qua, la prima cosa che fa, stoppa se stesso e manda avanti l'altro processo. Quindi è fatto meglio. Allora, vediamo un'altra cosa. Poniamo di essere nella condizione in cui noi abbiamo la coda piena, ok? La coda piena, quindi questo è quanto l'offside, quindi questo è tutta piena, più un numero di processi in attesa, numero di processi in attesa pari al come si chiama? A NSCR. Cosa succede? Se un lettore legge, ok, uno di questi accoda le sue cose e esce. Quindi il numero degli scrittori in attesa dovrebbe essere decrementato di 1. Per come l'aveva scritto lui prima, non lo faceva. Perché qui si preoccupava di decrementare counter e non counter doppio. Avendo fatto quella variazione, adesso lo conteggio giusto. Ok? Quindi la praticità di dire non mi scordo niente, perché prima di fermarmi incremento, dopo fermato decremento, consente anche di avere maggiore probabilità di ricordarsi tutto. Perché sennò dovete andare a mettere 300 punti del codice differente. Ok, direi che questo. Avete ancora commenti su questo? Questo vi mostra anche quanto sia difficile correggere i compiti, perché mentre voi scrivete un codice e ragionate con il vostro, seguite il vostro filo logico, chi corregge deve avere l'esperienza di immedesimarsi in 120 fili logici differenti e andare a capire quello che... Quindi quando scrivete, vi chiedo questo nel comune interesse, quando scrivete un esercizio
mettetevi nei miei panni, mettetemi tutte le indicazioni che mi facciano capire perché avete fatto quella cosa. E un'altra cosa, ho tanta esperienza di analisi calligrafica, ma se mi evitate anche la fatica di dover decodificare scritture incomprensibili, vi ringrazio. Ok, direi che possiamo cancellare e passare all'esercizio dopo. Ha voglia di continuare? Volendo sì. In realtà non è difficilissimo il terzo, ma il problema è che occorre l'uovo di Colombo, occorre la trovata che uno ha con l'esperienza. Massimo e minimo vuol dire semplicemente che fra i due elementi ce ne sarà uno più piccolo e uno più grande, quindi quello che fanno quelle tre operazioni è assegnare in uscita a x e a y ora il più piccolo ora il più grande, quindi anche se non usiamo i numeri binari, chiamate 0 il più piccolo, chiamate 1 il più grande, quello che fanno queste funzioni è quello che il vostro collega va a scrivere ora. Se lo mettete fra 2 e 3, fra 100 e 1000, quello più piccolo ha lo stesso ruolo di 0, quello più grande avrà lo stesso ruolo di 1. Vabbè, prima in realtà semplicemente che la x è il massimo fra questi, il minimo, questi, e la y è il massimo. Li riconoscete quei due? Sì. Or e and e or. Sì. Allora, y fa l'ora e poi quando andate a fare il secondo è il minimo tra questo e questo. Sì, e quindi è l'end tra questo e quello. Invece il terzo. Il minimo è questo, fa il massimo tra questa x e questa y. E a quel punto, a parte ho osservato che questa parte in questi due è identica. Bene. E visto che utilizzando la test inset basta utilizzare soltanto una delle due, cioè uno dei due valori della x che ne assegniamo, e ho osservato che usando questa o questa non fa nessuna differenza. Sì, se si può osservare ancora una cosa in più, la y viene settata e la y
è la Y, quindi assomiglia molto. Quindi proviamo a scrivere il codice, può essere addirittura unico, forse la congettura è che sia unico per 1 e 2. Io li ho scritti, insieme. Sì, ma non c'è nulla di male. Uno dice, guarda, che questo codice ti risolve due cose contemporaneamente. Basta che poi spieghi perché. E la... Ah, una cosa fondamentale nei scritti, qualsiasi monosillabo in risposta a un esercizio è come se l'esercizio non fosse stato fatto. Con questo si può fare se sei sì. È ovvio che l'esercizio non viene considerato, anche se la risposta esatta è sì. Io odio i web test, odio le scroccette cose del genere, perché non fanno ragionare le persone, perché a quel punto diventa giocare al super enalotto anche per fare gli esami universitari. Questa è arrivata, e qui chiaramente ho due. E invece l'uscita non ho semplicemente messo come un po' la loro valore. Il giorno che feci l'esame di analisi 1, il professore mi disse, perché allora disegnavo la lambda così, mi disse, no guarda, la lambda si fa così. Da quel giorno in poi non ho più sbagliato a scrivere la lambda. Non avevo fatto greco nella scuola superiore. E io le dico che le barre dei commenti sono le altre, ok? E non si lasci perturbare da queste barre che hanno degli ascendenti molto brutti. Ad esempio nei pazzi, non lo so. Sono queste le barre. Infatti questo si chiama slash. Ha un'assonanza con frusto, anzi la stessa parola, e questa è la reverse slash, quindi noi non facciamo le cose a reverse, facciamo le cose, non facciamo la poi ad un bon level, ma come allora avete obiezioni su questo? Per me no, cioè questo è chiaramente, siccome è funzionato sul test and set, il primo arriva. Trova G in 0, ok? La globale è inizializzata a 0. Se prima arriva con, quindi lo chiamo con 1 0, diventa 0 1, prende 0 esce. Il secondo arriva, qui chiamo con 1 1, risposta 1 1, rimane nel loop e così via. C'è un problemino. O no? Una cosa alla quale dovete stare attenti è se continua a ciclare qui 1 1 ritorno 1, in questo caso va, però io vi consiglio in questo caso di mettere la variabile, se non è che la variabile locale nella chiamata equivalente al test and set abbia un valore specificato, la locale potete, non avete vincoli di atomicità, potete toccarla tutte le volte che volete, perché se questo avesse variato la variabile L cambiando il valore, poi la successiva loop cambiando le carte in tavola. Ok, comunque io di solito la metto qua in modo che non devo neanche starci a pensare, va bene? Prego. La 3 ci stiamo, dobbiamo ancora ragionare. Non dovrebbe la Y essere 0, 1, 1, 1. La 3. X è minimo, questo. Quello fa il massimo fra X, questo, e Y, che è questo. Perché X l'ha già variato, Y no. Ok? Quindi ha ragione lui. Ok? E 3. Visto che adesso ragioniamo su 3, chi
scommette che si fa test and set? Chi scommette contro? Lei scommette contro e gli altri, come solito. Me lo dite voi? Ripetiamo la votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Sono un po' aumentati i voti contro. Lei come vota? Io voto contro. Perché lei vota contro? Che è questa la invariata la parte Y. E quindi avendo una funzione che lascia invariata una delle due variabili, quella non può essere usata come variabile globale, perché il primo che entra nella click a second deve cambiare in qualche modo il valore della variabile globale, e non può essere usata come variabile locale, perché non può riportare i valori della variabile globale. Quindi, non potendo essere né locale né globale, ci rimane da giocare con una variabile sola che non può essere contemporaneamente locale e globale. Ok? E quindi, no. Allora, adesso andiamo a divertirci sull'esercizio 3. Ah, io non vado sul 3. Si possono usare soltanto due semafori di nome aperto e funzioni negativi, quindi non posso aggiungere un'altra variabile tipo value tipo valore. No, lei può usare tante variabili quante vuole, strutture dati, può usare tutto quello che vuole, non può chiedere più di due semafori e non può inventarsi delle altre funzioni che bloccano, rilasciano, fanno cose concorrenti. Io pensavo proprio di dare esclusivamente quelle tre cose. No. Se poi le metto anche la somma, la sottrazione, no. Ok, avete qualche idea? Qualcuno vuole? Allora, prima regola aurea della programmazione con semafori: per accedere a variabili condivise occorre mutua esclusione, e quindi io comincerei a ragionare con un semaforo, uno, che mi serve per la mutua esclusione. E quindi me ne rimane uno, e se ne ho uno solo, tutti i processi bloccati li devo bloccare su quell'unico semaforo. Ok? Data questa idea di massima, come strutturereste il codice? Visto che non posso avere un semaforo per ogni processo, io posso contare praticamente quanti sono i processi bloccati, oppure in qualche modo fare in modo, se devo sbloccare qualcuno, li sblocco tutti. Ma le sblocco tutti e tutti, però ad esempio in una variabile tengo l'identificativo e dico io le sblocco tutti, ma guardate che io volevo sbloccare Tizio. Allora tutti si bloccano e dicono voglio sbloccare Tizio, io sono Caio, allora mi riblocco. Volevo sbloccare Tizio e io sono Sempronio, allora mi riblocco. Io volevo sbloccare Tizio e io sono Tizio, wow, si tocca a me. Ok? E quindi questa è l'idea di fondo per risolvere questo esercizio. Ora però bisogna passare dall'idea al codice. Come si fa? Ma proviamo.
un servizio dei semafori generali. Allora, intanto c'è un problema di come scriverlo. Abbiamo la classe semaforo che avrà le operazioni void in, void, per le due funzioni si chiamano le due per non confonderci con i semafori, quelli che abbiamo dato, le abbiamo chiamato la P e la V su questi due semafori P0, V0, P1, V1. Quindi quando parlo di P0, V0 parlo di ciò che mi è stato dato, invece quando parlo di questo, di P e V sono quelle della classe. Per fare il semaforo, intanto possiamo, pensare se, quando avete un problema del genere, dovete pensare, mi conviene implementare un semaforo o un semaforo binario? Perché se mi fa comodo, implemento un semaforo binario, poi mi rifaccio al teorema che ho già dimostrato, che con il semaforo binario si possono fare i semafori. Secondo me non c'è molta differenza. Allora, sicuramente ci sarà init value, e qua ci sarà una cosa chiamata void semaphore value, e se volete scrivo anche read value uguale b, che già il codice così è dentro. Poi ci vorranno delle strutture dati. Il codice, un'altra cosa fondamentale, non si scrive in maniera sequenziale, specie se è programmazione concorrente. Dovete prendere spunto dai pittori impressionisti, dovete fare macchie fino a che non si definisce l'immagine. Ok, quindi abbiamo P e V. Sicuramente value è valore condiviso, quindi chiamiamo 0 mutex e facciamo P0. Value meno if value minore che 0, ok? E qui dobbiamo scrivere il codice per bloccare il processo e alla fine V0 o V0 value più per comodità uso sempre quella convenzione del valore stesso del semaforo, quindi diventa negativo. If value io ho calato il value minore di 0, qui l'ho implementato, devo mettere if value minore è uguale a 0 stavolta, perché l'ho già incrementato. Se era meno 1 c'era meno un processo bloccato, e qui bene, ci siamo ricorsi a questo problema e la prima idea che viene è, ovviamente qua ci sarà una coda, e l'idea qua è di mettere Q punto in Q cosa
che è fitto, e poi ci si deve bloccare, e l'idea è quella di, messo che non posso fare altro, è di bloccarmi su P1, ma non prima di aver rilasciato la sottoesplosione, se non blocco tutto, ok? Quindi se volete qua poi prendo, oppure qua metto S. Ma a questo punto il problema è, e quindi qua sarebbe P, no, V V1 e anzi qua hit uguale hit uguale Q punto e Q, e dovrei fare V1, ma a questo punto siamo nei guai. Perché? Perché se i semafori ne ho uno, quindi voglio diventare più un semaforo, questo potrebbe anche funzionare, ma dei semafori ne devo implementare n. Allora, qui l'errore sta qua. Questo unico semaforo lo devo multiplexare, se vuol dire così. Questa è l'implementazione di un semaforo binario. Questo è l'implementazione di un semaforo binario, perché più uno è. Fossero due processi che. Sì, sì, sarebbe binario. Questo se V1 e P1 fossero generali, e non lo è. Allora, cos'è? Perché l'idea viene proviamo a pensare. Se io ho al semaforo binario possono essere fermi sullo zero del semaforo, ok? Ci possono essere fermi un numero arbitrario di processi. Quindi se io so che ci sono fermi P1, P2 e P3 e ho fatto for I uguale a 0, chiamiamoli Q1 che sennò sembra for I uguale a 0, I minore 3, I più, sono tutti fermi su P1, su il semaforo 1, quello che ha P1 e V1. Se io do 3 V1 in consecutive, che cosa succede? Succede che manda avanti il primo processo, ok? Il semaforo quindi rimane era a 0, rimane a 0, quindi manda avanti il secondo processo, quindi manda avanti il terzo processo, corrisponde. Sì, se ci fossero più, se questo tentasse di mandare, se questo fosse troppo veloce, per intenderci, ok? Se questo fosse troppo veloce, tenterebbe di mandare la prima V, poi tenterebbe di mandare la seconda, ma si bloccherebbe. Parte il primo e fa un passo questo, parte il secondo e fa un passo questo, parte il terzo e esce questo. Questa è solo una cosa in più che dai semafori binari, ne posso sbloccare 3, ne posso sbloccare.
invocare 10. Allora, l'idea che dicevo prima è: teniamo un contatore e qui possiamo bloccarne quante ne volete su questo semaforo binario. Quindi proviamo a fare un passaggio in più verso la soluzione, è quello di qui prima del rilascio della nostra esclusione globale di tutti, come abbiamo in questi semafori, abbiamo un count. Quindi count più, poi cosa facciamo? Facciamo V0 e più 1, e qua proviamo a fare anzi sì, while, e qua mettiamo anche un'altra globale che si chiama current feed while anzi to P1 while get bit diverso da current bit, e qua cosa facciamo? Chiudiamo la graffa else non 0. E qua cosa facciamo? Invece di mettere qui mettiamo current bit, quello che era. E poi facciamo se volete 9 for io uguale a 0 in minore di count i più più, qua facciamo 1 aperta chiusa tonda chiusa tonda count meno meno. Siamo andati più vicini. Allora, arriva il processo che fa P, si ferma, perché fa il 2 più 1, se torniamo che sia il semaforo si ferma. Ne arriva un altro, si ferma anche lui. Nel momento in cui nel momento in cui qualcuno fa la V, nel momento in cui uno fa la V, in realtà li sblocca tutti, ma mette in carcere il piede di quello che si deve sbloccare, che è una variabile globale. Attenzione, l'unico che cambia il current è la V, e lo fa dentro la V esclusione, quindi se anche ci sono n processi che vogliono fare la V una volta, quindi current ha un valore costante fino a quando non ha un valore costante fino a quando non lo dico io, fino a quando non ha finito quello. Allora, sblocca tutti, arriva quello, parte per primo, vabbè qui è FIFO, quindi il primo si sblocca, dice sono io, e esce. L'altro si sblocca, dice non sono io,
e ritorna. Ok? Notate che di questi elementi classe semaforo voi potreste averne 10, cioè avete 10 semafori diversi che usano questo. Quindi in realtà nell'unica coda associata a P1 voi avete i processi bloccati sul primo semaforo, sul secondo, sul terzo. Chiaramente ogni processo se è bloccato su un semaforo, non può essere bloccato contemporaneamente su 40 semafori. Quindi se io dico vado avanti quel P e lì là, sblocco questo. Ecco, ha una soluzione del genere, io avrei già dato la piena sufficienza, però è sbagliata e questi sono i giochini per vedere quelli che veramente hanno grandi capacità. Perché? Perché non preservo la faithfulness. Non preservo la faithfulness perché una volta che sbloccate questo processo, ok, perché se si rimettono in coda in ordini casuali, no, funziona, se li mettono in ordine in ordine casuale, quindi dopo che sono passati 3-4 giri, se uno è più veloce, uno è più lento, nessuno vi dice che nella coda quello che deve partire per primo sia veramente primo, ma poco importa perché la volta dopo li sblocca tutti e il fatto che sia il primo della coda vi è dato da questo. Altro ragionamento ancora che mi viene facendo questo è: io do l'autorizzazione a questi di partire, ok? Chi mi garantisce? Vi ho detto che siccome è binario ne parte uno, ok, ne parte uno e non ne parte uno, ne partono uno alla volta. Ok? Ne parte uno alla volta. Però l'ultimo, ok? L'ultimo gli do l'autorizzazione a partire. Qua. E lui potrebbe prendersela con calma. A questo punto potrebbe dire no, qua mi fermo per un po'. Fine progress. E quando va a fare questo confronto, in realtà è passato un altro che ha fatto un lavoro e ha cambiato il valore di qua siamo fuori, non possiamo bloccarci su lì, se e qui ci vuole un, bisogna pensare un escamotage furbo per questo. Cosa propone? Mettere un while loop e mettere un 0 prima di 1, in questo modo il controllo lo fanno in un test. Si blocca poi da un test. Il problema è che se lei mi blocca più 1 dentro la mutex già fuori, cioè dopo un 0, cioè lei dice di fare un 0 più 0 qua, zero venga qua che mi fa vedere cosa vuole dire, non si presta, però non ancora anch'io sto ragionando ancora. Se qua mettiamo una mutoesclusione blocchiamo tutto, perché questo sta lavorando in mutoesclusione, ok? E questo ci ripara dal problema delle due concorrenti. Ma dobbiamo avere la certezza
che tutti, prego, che tutti abbiano confessato. Se metto il while qui e tu qui, faccio un while e l'intero lo chiudo entrando nel while, ma prima di chiudere. In questo modo il controllo se lo scrivo qua di fianco, cioè lei mi propone una while, sì, poi fa un 0, poi fa più 1 e poi fa chiude la grappa del while, la condizione è quella lì. In questo modo faccio tutto il controllo in mutex e poi dico la mutex. Il problema è che quando fate un while, se fate il V qua ci vuole il P0 qua sotto, perché sennò fate n volte il V, quindi un sacco di V. Tanto qua che cosa ci importa, ma il problema è che voi qua sbloccate il primo, ok? Qua sbloccate il primo. Lui tenta di prendere la mutua esclusione, non ce la fa e quindi si blocca qua. Potrebbe non essere una cattiva idea, però fatto in questo modo. L'altro problema di mettere il Y in cima è che può dire che ci sia un solo processo che faccia la P. Ha fatto la P e quindi è stato sbloccato dopo, ha fatto la V e quindi è rimasto nel current ping il suo valore dalla precedente interazione. Lui arriva e dice current ping tocca a me, no, perché comunque almeno una volta ti devi bloccare. Però è un V0 P1 P0 e questo può essere una cosa migliore, ma anche questo ha i suoi problemi. Come faccio? Qua dopo un museo ci vuole, perché avendo rilasciato preso, che proprietà ha questo? Che io, ok? E io sveglio tutti. Ok? Però siccome l'ho avuto esclusione, tutti quelli che ho risvegliato si bloccheranno qua. Perché ce l'ho ancora io che sto facendo dopo la avuto esclusione. Ok? Quando è che questi realmente. Lui sa che uno fra questi sarà svegliato. Non sa quale, però uno fra questi verrà svegliato. Il risultato è che sono tutti qua fermi, almeno tutti meno uno sono certi che siano qua. L'ultimo potrebbe essere se andato a prendere un caffè qua, perché è semaforo binario. Qui c'è funziona. Cosa succede se io qua faccio Q0, P0? Allora dice, ma perché rilasci un attimo la tutta esclusione e la riprendi? C'è un motivo forte.
perché anche se è un semaforo binario è falco. Io li ho sbloccati tutti e mi metto in coda, quindi deve riprendere. Non so se è perfetto, ma questo è già va vicino a risolvere il problema. Ok? Ho una domanda. Però attenzione, problemi di questa complessità servono per vedere quanto lo studente ragiona. Alla fine non mi interessa che la soluzione sia perfetta, mi interessa che mi faccia vedere che sta analizzando problemi, sta guardando come interagiscono i vari processi e sta facendo un ragionamento di programmazione concorrente. Però la prima volta qua c'è i piedi 1, 5, 7, 29, 13, 6 e 3. Prima volta c'è questo. E io dico, il prossimo che deve andare avanti è il 7. Viene scartito tutto e il 7 va avanti. Ok? La seconda volta mi trovo la coda per colpa di questo in altro ordine, ma io non vado avanti il primo, ma ando avanti il primo logicamente, perché la coda del semaforo viene messa in ordine casuale, ma questa rimane FIFO, questa resta FIFO, e quindi se io ho un elenco con tutti i vostri nomi e vi devo far uscire dall'aula uno alla volta e io mi giro 1, 2, 3 stelle le scombinate nell'aula e poi dico dalla mia lista ora va fuori Tizio, Caio, quando arriva il turno giusto la persona esce, non importa che vi siate sparpagliati per l'aula, ok? Anche questi pensieri un po' naif presi dalla vita di tutti i giorni servono per focalizzare il problema e dire ma va così o non va così, ok? Però state attenti a non lasciarvi influenzare da... Io ho avuto una volta un compito, forse ve l'ho già raccontato, molto simpatico, ma insufficiente, nel senso che avevo dato un esercizio che aveva a che fare con un bar tanto tempo fa, poi è capitato a distanza di anni che avesse una funzione che si chiamava bar. Sapete, in americano quando avete degli esempi, noi diciamo tipo Pluto Paperino, gli esempi tipici di funzione sono fu e bar. E l'ho chiamata bar, non ci ho pensato, mi sono ritrovato la soluzione esatta dell'esercizio di 2 anni prima, perché parlava di un bar, ok? Quindi no, va bene pensare alla vita di tutti i giorni, ma non solo alla vita di tutti i giorni, ok? Avete altri esercizi? Sì. Io vorrei chiedere, vai, 10 minuti non... Era l'esercizio 1 del 5 luglio 2006. C'è una domanda anche lassù, e allora vediamo di scegliere il migliore fra questi e l'altro e mandiamo su di più. Dai. Allora, aspettate che mi segno. Lei ha chiesto il primo del 5 luglio 2006. 5 luglio 2006. 2006. 0705 ed è il numero 1. Dai, invece del 2 febbraio no, chiedo scusa perché fanno confusione di scappare di nuovo il 13 gennaio 2010 2010 gennaio 13 invece è quell'altro la prima era 2 febbraio 2010. Ah, proprio gli ultimissimi.
elemento neutro additivo, elemento neutro moltiplicativo. Uno ha la sfortuna
di lasciare il valore quello che era, e quindi è vero che riesco a sapere quanto valeva la variabile globale, però non me la varia. Meno 1 è lo stesso sfortunato, perché continuo a fare flipping fra valori più 1 e meno 1, quindi in due cicli non riuscirei a riconoscere la cosa. Quindi la retta reale ha tanti numeri. Abbiamo escluso lo 0, abbiamo escluso il più 1, abbiamo escluso il meno 1. Quanti sono i numeri della retta reale? Quanti sono? Alef 1. La potenza del continuo. E cioè l'ipotesi del continuo, se l'insieme delle parti su Alef 0 abbia la cardinalità Alef 1, cioè se 2 è l'Alef 0 sia Alef 1. Ok. Allora proviamo con un altro numero. Dovremmo fare una cosa del tipo L uguale, come lo chiamiamo, FK di C while è una certa condizione su L. Ok? E alla fine mettiamo C uguale a un certo valore. Proviamo con K uguale 2, ok? E mettiamo che la globale valga 1. Allora, il primo che arriva, la F gli restituisce 2, e quindi potrei dire while L diverso da 2, ok? Quindi il primo gli restituisce 2, tutti gli altri arrivano dopo 4, 8, 16, 32, 64 e le potenze di 2. Oddio, teoricamente funziona. C'è un piccolo problemino che si chiama overflow, se lo andiamo ad applicare realmente, perché dopo un po' questo esplode. Però si fa. Se a posto di prendere 2, prendessi 3, prendessi 4, 54 è la stessa cosa. E se prendessi meno 2, meno 2, vuol dire che il primo lo dovrei confrontare con meno 2, poi diventerebbe più 4, meno 8, ma meno 2 non torna mai più. Ok? E quindi va bene. Quindi in tutta questa zona qua abbiamo che la funzione può essere usata come cast and set, ma c'è l'overflow. Pensiamo a 0 e 5. Il primo a 0 e 5, poi cosa diventa? Diventa 1 fratto 2 la n praticamente. Questa volta andiamo allo 0 di macchina. Ma non ci dà tanto fastidio lo 0 di macchina, vuol dire che da un certo punto in poi andiamo in quello che viene chiamato l'underflow, e quindi anche se non è 0 noi lo consideriamo 0, ma per noi l'importante è che non venga considerato 0,5. Quindi in queste due zone qua si può fare, perché ovviamente anche con il meno si alternano, ma converge verso lo 0, saltichiando di qua e di là. Quindi la soluzione di questo esercizio dice: per i valori k nell'intervallo aperto meno 1, 0, nell'intervallo aperto 0, 1 si può fare senza problemi. Per quelle nell'intervallo aperto meno infinito meno 1, più 1, più infinito, si fa, ma c'è l'orto. E se il k è complesso? E lì sono però è divertentissimo. Stavolta abbiamo un piano complesso. Sulle reali la risposta è la stessa, cioè non è che cambi. E dipende dal modulo del
dipende dal modulo. Allora abbiamo, uno può dire, se qua, quindi si applicano delle potenze andando avanti. Se avete la forma esponenziale del numero complesso o e alla teta, quando fate l'esponente, questo alla n è rho alla n alla e alla in teta, ok, in forma polare, no? Allora potete dire, e già questa è una bella risposta che mi la dava, in tutta l'area di chiave norma tra 0 e 1 si fa, in tutta l'area esterna si fa ma c'è overflow, e sulla circonferenza unitaria sulla circonferenza unitaria abbiamo visto che se facevamo meno 1 tornava da qui a lì, quindi nella circonferenza unitaria vuol dire che il numero complesso è del tipo semplicemente e alla teta. Se poi si giro sul cerchio unitario, quando fate l'esponente moltiplicate l'angolo. Quindi l'importante è non ritornare sul punto in cui eravate partiti. E come si fa a non ritornare? Teta deve essere razionale. Quindi si fa sul cerchio unitario, e questa è la risposta completamente esatta, e si fa anche sul cerchio unitario, l'importante è che l'angolo sia razionale, perché se è razionale, una volta che raggiungete il valore del denominatore, torna su se stesso. Ok? È rimasto la prima parte, che la facciamo la volta prossima. Ok? Comunque questa era la ciliegina sulla torta, se uno già mi diceva la parte di norma è già ben felice.